Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo con Maurizio Di Vincenzo, allora fumettista. Noi ti conosciamo artisticamente, ma a questo punto la domanda più semplice che ti possiamo fare adesso, la prima, è se ti dovessi descrivere oggi chi è Maurizio, come lo descriveresti e soprattutto come lo disegneresti? Sicuramente molto, molto tondo, cioè Maurizio oggi è uno con un signore anziano con la pancia, no, a parte gli scherzi, niente, continuo a fare il fumettista, diciamo la mia attività principale è quella, ho insegnato tanti anni nelle scuole, anche a Pescara per dire, ma insomma fondamentalmente la mia attività attuale è solo quella del disegnatore di fumetti. Noi, la gente ti conosce con Dylan Dog, ma anche con Magico Vento, sono altre opere, ma comunque anche per queste opere. Sì, ho fatto per la Bonelli moltissimi fumetti, moltissimi personaggi, Cassidy, mi vengono i nomi di produzione, stavo dicendo Roland, ma in realtà è un altro che non mi viene il nome, vabbè, insomma le storie di Dylan Dog, Magico Vento, Orfani appunto, e sì, insomma, sono parecchie, insomma, vista pure l'età, di conseguenza. Che cosa è rimasto dentro di te di queste nelle lavorazioni che poi nel tempo ti hanno permesso anche poi di migliorare tecnicamente, ma soprattutto che cosa ti rimane di appunto di Dylan Dog, ma soprattutto di Magico Vento, poi di Orfani? Diciamo che allora la produzione bonelliana si divide in produzione prettamente popolare e diciamo in personaggi, diciamo, con una valenza un pochino più autoriale, è il caso di Dylan Dog e di Magico Vento per intenderci, quindi è chiaro che si affrontano in maniera leggermente diversa, se c'è una storia come nel caso di Magico Vento con una continuità nel racconto, è chiaro che sei coinvolto molto di più dal punto di vista del disegno, anche perché hai un'interazione con gli altri disegnatori, no? Per coordinarti magari su personaggi che ricorrono, cose del genere. E che tipo di tecnica preferisci? Noi vediamo che la maggior parte dei fumetti sono in bianco e nero, ma l'utilizzo del colore è anche importante oppure il bianco e nero è già in sé rappresentante del disegno? Nella tradizione italiana il bianco e nero era già, diciamo, sufficiente, infatti si sono sviluppate delle tecniche molto, come dire, efficaci, no? Per la leggibilità, insomma, del fumetto in bianco e nero. Il colore sta prendendo piede, diciamo, ultimamente e prevalentemente è digitale, però nel caso mio io non coloro fumetti diciamo, con una tecnica tradizionale, ma sperimento, diciamo, nel campo dell'illustrazione, e in questo caso, diciamo, amo moltissimo farlo con gli acquerelli. Abbiamo visto le tavole bonelliane che sono classiche, poi arrivano i manga che stravolgono un pochettino lo schema, dove il disegno è fuori questo schema. Ti troveresti bene a lavorare in entrambi i casi? I manga, diciamo, sono da noi un fenomeno, che preoccupa appunto l'editoria o comunque soprattutto coloro che li producono da più di 20 anni. Cioè io mi ricordo che, diciamo, i primi manga risalgono ai primi anni 90 per intenderci, quindi ormai sono passati più di 30 anni e hanno un modo di raccontare completamente diverso. Sì, insomma, un professionista, uno che lavora diciamo nel fumetto seriale, praticamente può fare qualsiasi cosa, chiaramente non con l'efficacia magari di un giapponese che ci è cresciuto, ma sicuramente un lavoro dignitoso lo potrebbe fare chiunque, certo. Un consiglio che daresti a un giovane, questa è l'ultima, un consiglio che daresti a un giovane oggi che vorrebbe intraprendere il mondo del fumetto, perché pensa di essere pronto o comunque vorrebbe imparare, anzi? Dunque il mondo del fumetto è in un momento un po' di crisi, nel senso che c'è una trasformazione in atto,
Quello che posso consigliare da insegnante di scuola di fumetti è appunto frequentare una scuola. Qui in Abruzzo ce ne sono tantissime, una in particolare a cui sono legato perché l'ho creata io tantissimi anni fa, ormai 25 anni fa, è a Pescara, è l'Accademia del Fumetto, dove le competenze che praticamente vengono espresse sono tantissime, per cui non è solo disegnare a fumetti, ma c'è anche l'illustrazione, c'è anche il character design, c'è tutto quello che il mondo artistico in questo senso può offrire. Quindi diciamo un ragazzo che vuole fare il disegnatore di fumetti, se ha la fortuna diciamo può farlo, ma altrimenti c'è una varietà, un'apertura enorme riguardo a quello che può fare un disegnatore di fumetti nel campo diciamo attuale. L'ultima curiosità, preferisci il digitale oppure il classico penna, calamaio e foglio di carta? Ma io appunto, come dicevo prima, scherzando, vista l'età, comunque preferisco diciamo il tradizionale diciamo inchiostro, però uso anche il digitale, ma lo uso diciamo solo per le correzioni finali, per intenderci, per non rovinare diciamo con una correzione particolarmente invasiva l'originale, quindi la tavola finale, uso il digitale, ma diciamo il digitale, se uno sa disegnare sa usare anche il digitale, non c'è molta differenza. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.